avere un sogno porta a vivere di più e quindi penso siano fondamentali nella vita di chiunque. Il sogno di Sara era quello di scrivere un libro, un sogno che adesso si è realizzato, ma non solo. A sostenerla in questa impresa il suo idolo Leonardo Pieraccioni. La reazione che uno ha a una cosa diversa, come può essere una malattia importante, io credo che valga 50-60% di quello che poi è l'atteggiamento che ti fa. L'ho sempre ammirato da quando sono piccola, tramite i suoi film, i suoi spettacoli, sono sempre andata a vederli con la mia famiglia, quindi è anche un po' un personaggio di casa, diciamo. Sara ha 21 anni, è di Terranuova Bracciolini ed affetta da neuroblastoma. Al suo fianco l'Aulus Make a Wish, che si impegna a realizzare i desideri dei bambini e ragazzi con gravi patologie. Gli diamo a questi bambini un obiettivo da raggiungere. Poi è molto bello perché li seguiamo per tutto il percorso, siamo dietro a loro, li coinvolgiamo nella realizzazione del loro stesso desiderio, quindi credo sia molto importante. Sono stati proprio volontari a scoprire la grande passione per l'attore e regista fiorentino che, coinvolto nel progetto, ha scritto la prefazione del libro. E ho capito che con poco si poteva far tanto. Allora l'entusiasmo che aveva Sara nei miei confronti, ho pensato che una piccola percentuale gliela potevo anche restituire. Mi esprimi un desiderio, il libro scritto dalla giovane racconta la storia di Stefano, un bambino che è stato compagno di cura a distanza nell'ospedale dove Sara era ricoverata e che purtroppo non ce l'ha fatta. Parlando del suo desiderio, quindi con questa mia storia, insomma, del suo desiderio, credo di aver in qualche modo portato avanti anche la sua di vita. Il libro è stato presentato nella città di Sara al Palazzetto dello Sport, location scelta per accogliere l'eccezionale afflusso di persone. Perché non permettere ad altre famiglie di vedere i sogni delle loro ragazze e bambini realizzarsi nonostante non siano più in questo mondo? Sarebbe un modo per farli vivere insieme a noi, per far sì che continuino a vivere tanto i loro desideri.